Ciao a tutti e un saluto da Elisangelica Ceccarelli. Continuano i nostri viaggi nei luoghi più belli d'Europa. Quest'oggi siamo in un luogo molto molto accattivante, lo vedete, un giardino veramente meraviglioso, addirittura ci sono dei pavoni. Ma dove siamo? Ce lo dirà Anne, che è l'addetta del turismo di Bourg-en-Bresse. Allora, Bourg-en-Bresse, che si trova, ve lo dico subito, vicino a Lione. Però insomma ci sono altri dati da dare ai nostri telespettatori per ritrovare questo luogo. È estremamente interessante sotto molti punti di vista e lo vedremo nel corso appunto della nostra trasmissione, perché ci sono veramente tante cose da fare in questi luoghi e anche tante cose da mangiare, appunto, perché questa località è famosa soprattutto per il pollo della Bresse, un pollo doc che è l'unico al mondo ad avere questo marchio di qualità. Ecco, io ho letto e ho saputo di persone che hanno fatto migliaia di chilometri soltanto per venire ad assaggiare questo pollo, però ora non parliamo del pollo, ne parleremo più avanti. Parliamo invece di questo luogo, di questo giardino, diciamo dove siamo e soprattutto cosa vedremo nel corso di questo nostro speciale turistico. Adesso siamo nel giardino di un ristorante, l'Auberge de Meillonnat. Meillonnat è un villaggio molto affascinante, diciamo, che è in piede alle montagne del Jura, che noi chiamiamo Revermont perché è la parte sud di queste montagne. Sono montagne dolci, se possiamo dire così, perché i pendii non sono troppo forti e quindi possiamo fare delle gite, delle passeggiate anche in famiglia. E dalla cima di queste montagne vediamo la pianura della Bresse, le colline della Borgogna, del Beaujolais e dall'altra parte tutte le Alpi e il Monte Bianco, e quindi andremo a visitare tutto questo, tutti questi posti che sono veramente una meraviglia per le attività all'aperto. Attività all'aperto, ma ricordiamo ci sono anche tanti monumenti interessanti, no? Eh sì, perché siamo solo a 7 km da Bourg-en-Bresse, e Bourg-en-Bresse è una città famosa per il monastero reale di Brou, ma anche l'antica farmacia, anche delle belle case, e commerci, artigianato nel centro città, quindi molte scoperte da fare insieme. Bene, quindi seguiteci perché sarà uno speciale veramente interessante. Con Anne rientriamo dentro e adesso ci gustiamo, noi lo possiamo fare, di già questo pollo così speciale. Il pollo di Bresse, giusto? Sì, giusto, con un vino un bicchiere di vino del Bugey che va benissimo col pollo di Bresse, un vino locale anche. E abbiamo ordinato anche dolce, diciamolo. Ma sì, dolce con la crema, che è un'altra specialità, il burro, anche formaggio con te. Tutti questi assaggi si faranno durante questo viaggio. Thank you.
dopo aver mangiato il famoso pollo del luogo, stiamo andando verso il villaggio di Trefora. Ma ci siamo fermati. Perché ci siamo fermati? Perché abbiamo visto questo splendido, possiamo ormai definirlo un monumento, un lavatoio che risale al 1845 e fu progettato dall'architetto Bizet. Ebbene, fino alla metà del XX secolo le donne, come appunto in Italia, anche qui in Francia, venivano a lavare appunto i loro panni, anche se in questo caso possiamo dire che è un lavatoio appunto progettato addirittura da un architetto. Forse in Italia non esistevano appunto dei lavatoi così elaborati, però insomma diciamo le usanze sono un po' le stesse forse in tutta Europa per quanto riguarda il periodo. Allora, cosa ha di particolare questo lavatoio? È un posto storico, appunto per spiegare come si viveva una volta nel posto, e anche perché è un punto di partenza di molte gite, perché siamo qui in un ambiente tutto naturale, tutto verde, in piede alle montagne del Jura, e allora da qui si può partire a fare delle gite, delle passeggiate nella montagna, e anche si può partire a visitare un villaggio che si chiama Trefort, che è ancora molto tipico del Medioevo. Ora noi andremo a visitare questo villaggio, però è un piacere ammirare questa opera d'arte, perché a questo punto si parla di opera d'arte, anche perché come tu dicevi Anna, ricorda appunto come vivevano le persone del XX secolo, della metà del XX secolo. Anzi, fra l'altro ora il comune ha proibito appunto che questo lavatoio venga usato, non si può toccare niente, e dobbiamo dire che comunque l'architetto aveva pensato anche al riposo delle signore, no? Perché ci sono appunto anche dei sedili in pietra, però ci piace immaginare queste donne che magari allegramente o cantavano o raccontavano pettegolezzi, insomma diciamo erano dei punti d'incontro molto utili proprio per rafforzare questa unione fra donne che in fondo c'è sempre stato, e che rendevano anche un lavoro pesante come il lavare magari appunto lenzuola, asciugamani eccetera, un momento anche conviviale. Ma sì, assolutamente, è anche interessante perché c'è l'acqua, e questo villaggio è tutto costruito attorno all'acqua, è anche chiamato villaggio delle sette fontane perché c'è l'acqua dappertutto, e quindi ci sono delle fontane dappertutto nel villaggio che erano usate per avere l'acqua, per cucinare, per fare il giardino, e ancora oggi possiamo vedere molto spesso delle persone del villaggio venire alle fontane a prendere l'acqua per fare l'orto o il giardino. Bene, allora andiamo? Andiamo. Andiamo. La chiesa che state vedendo alle nostre spalle merita così la vostra attenzione. Si tratta di una chiesa che risale al XIV secolo, i lavori furono iniziati nel 1376, dopo fu distrutta per motivi legati alla guerra e fu ricostruita appunto qualche secolo dopo. La chiesa si chiama Nostra Signora dell'Assunzione, ma mi diceva Anne, al di là della bellezza appunto visiva, è molto importante il campanile, vero? Sì, perché è molto tipico della catena delle montagne del Jura, sia con le tegole che hanno la vernice sopra, che dalla forma un po' speciale, ottagonale, e quindi questo è tipico veramente di questo posto. Ma un'altra cosa di architettura che è molto tipica del posto è anche il castello, come vediamo dietro, perché qui eravamo sul confine tra la Francia e la Savoia, e quindi c'erano molti signori che avevano un po' la sorveglianza, diciamo, di questo confine. A
altre FAR si possono fare delle passeggiate estremamente particolari, come in questo caso. Vedete, abbiamo due alternative, una addirittura con il prato, quindi si può passeggiare comodamente sull'erba, magari a piedi nudi sull'erba, come dice il famoso film, oppure sul selciato. Il nostro gatto ha scelto il selciato. Abbiamo visto delle abitazioni veramente suggestive, con le porte colorate, con le finestre anche molto basse, quindi diciamo un'atmosfera veramente affascinante. E qui vediamo invece, diciamo, la parte, quella principale delle case stesse. Noi abbiamo visto quella più suggestiva, però le persone entrano da qui. Allora, adesso ci abitano un po' tutti, persone che lavorano a Bourg-en-Bresse, ma la cosa importante è la storia di queste case, perché erano le case dei viticoltori. Adesso si rilancia questa produzione, ma non necessariamente in questo paesino. Ma vediamo tutti gli avanzi di questo periodo importante per il vino, con le porte delle cantine un po' in basso alle case, e con tutta questa pietra estratta dalle montagne del Revermont, cioè sud delle montagne del Jura, e una pietra abbastanza bianca, calcarea. E una piccola cosa da sapere, che un po' di questa pietra è stata mandata negli Stati Uniti per fare un po' della base della Statua della Libertà. Abbiamo avuto il piacere di essere ricevuti all'interno della cucina della Brasserie Place Bernard di Bourg-en-Bresse, una brasserie molto rinomata. Accanto a me lo chef Benoît Bon. Essere lo chef di una brasserie così importante, rinomata della zona, è un grande onore, ma anche una grande responsabilità. Sono più i piaceri o i doveri di svolgere un ruolo come questo? C'est plus un plaisir, de toute façon c'est toujours un plaisir de travailler. Dans ces métiers-là, c'est un métier plaisir et passion qu'on ne peut pas faire sans passion et sans plaisir. Allora, ha detto che soprattutto piacere, perché ci mette tanta passione nel lavoro che fa, e questo ci fa molto piacere, appunto. Allora, questa sera ci preparerà un menù. Quale sarà la caratteristica di questo menù? Il piatto principale, il piatto più importante del menù? Bah, ici, ce qu'on fait traditionnellement beaucoup, c'est tout ce qui est poulet de Bresse. Pollo di Bresse. De temps en temps, toutes les quenelles, toutes les choses comme ça, qui sont les spécialités locales, qui sont les spécialités purement régionales. Cosa sono questi quenelles? Le quenelles, c'est un mélange. Le quenelles, fatte con del pesce che viene macinato, poi mischiato con della farina, delle uova, e viene cotto o in una castrola con dell'acqua bollente, o passati in forno a vapore. Ah,
siamo a Bourg-en-Bresse, dietro di noi un edificio imponente risalente al 1800. Di cosa si tratta? Qui è un ospedale che si chiama Hôtel Dieu, che ancora oggi è un ospedale, una casa di riposo più esattamente, e dentro c'è uno scrigno che è un'antica farmacia, una delle più grandi di Francia, con più di 1000 contenitori dove ci sono ancora le medicine di una volta, e con un laboratorio che è una cosa unica in Francia perché è uno dei rari che rimane ancora in piedi oggi e che è preservato benissimo. È aperta al pubblico? È aperta al pubblico, facciamo delle visite almeno una volta alla settimana e su richiesta per i gruppi, anche visite con manipolazioni per i bambini. Che tipo di pubblico viene a visitare questa farmacia? Ci sono un po' tutti i tipi di persone, perché è allo stesso tempo un posto storico, perché si racconta come si curava una volta, ma anche fino al 1963, perché è chiuso solo in questo anno. E poi c'è anche la storia delle scienze, quindi è veramente un luogo pieno di magia, quasi un universo di Harry Potter, quindi vengono un po' tutti a visitare questo posto. Siamo entrati all'interno dell'edificio, abbiamo attraversato un giardino e siamo arrivati alla famosa farmacia. Allora, questa è una stanza che subito cattura l'attenzione, è d'impatto. Vediamo degli alambicchi a forma di uccello. Sì, un cigno. E questo è tutto fatto sia di rame che di ottone. Le suore che stavano lì a fare le medicine preparavano tutte le medicine, perché è più o meno come una cucina. Vediamo tutte le pentole per preparare, l'alambico per fare certe preparazioni. E poi vediamo tutte queste pentole che servivano a cuocere direttamente sul fuoco le medicine. Abbiamo delle cose speciali per fare gli sciroppi. Poi c'era l'acqua direttamente lì, perciò c'è questo cigno lì, e questo era una comodità speciale del posto. C'è l'acqua, c'è una riviera, una piccola riviera che passa accanto, e poi ci sono delle cose per premere le sostanze per preparare le medicine, quindi avevano tutti gli attrezzi per cucinare bene e preparare tutto queste sostanze di cura in modo facile. Le suore queste medicine in che periodo le preparavano? Hanno fatto per tutto il 1900 e poi fino al 1963, quindi questa farmacia è vissuta fino a poco tempo fa. E prima ce n'era già un'altra nel centro di Bourg-en-Bresse, hanno trasferito tutte le cose, quindi sono veramente vecchie, del 1700-1800, in questa farmacia. E allora noi adesso entriamo nella seconda stanza, che più o meno è la spezzeria, cioè il posto dove conservavano tutte le medicine. Vediamo tutte queste scatole con il nome delle medicine che è scritto a mano. Si vedono a volte certi difetti, come per esempio questa scatola qua, verde, non avevano più posto per scrivere, allora le ultime lettere sono piccolissime. Montpellier è scritto, eh? Eh sì, in piccolo. E poi ci sono le altre scatole di porcellana dove c'erano altre medicine. E c'è una cosa molto interessante in questa stanza, è la biblioteca. Dentro ci sono i libri originali di Buffon sulla storia animale e la storia vegetale, perché dovevano studiare il modo di curare per poter fare le medicine. Quindi c'erano un po' questi libri di ricette alla fine, perché le suore possano fare le preparazioni. Thank you.
non potevamo mancare all'assaggio dei formaggi, perché i formaggi sono una pietanza, diciamo così, importante qui in Francia e soprattutto in questa zona, dove ci faranno adesso assaggiare dei prodotti locali. Insieme a me in questo viaggio e in questa degustazione ho Andrea Petroni, che è un blogger. Sì. È un blogger. Ci vuoi dire? Sì, io ho un blog di viaggi che si chiama vologratis.org, è nato per caso nel 2009 e adesso è a tutti gli effetti il mio lavoro. Ecco. Insomma, abbiamo viaggiato parecchio in questi giorni, abbiamo visto tante cose belle, abbiamo mangiato tante cose buone, il pollo è famosissimo, abbiamo degustato anche tanti formaggi. Questo però è proprio un negozio specializzato in vini e formaggi, quindi berremo un vino della regione e assaggeremo appunto dei prodotti tipici e in questo caso dei formaggi specifici. Comment t'appelle? Fabien Picard. Fabien ci accompagnerà durante questa degustazione. Blue Jex, c'est fabriqué dans l'est du département de l'Ain. Quali sono le caratteristiche di questo formaggio? C'est un bleu comme on peut connaître même en Italie. Un peu plus sec par exemple qu'un gorgonzola. Avec è un po' più secco rispetto al gorgonzola. Sì. Avec une intensité entre un peu moins typée qu'un roquefort. Degustiamo. Buonissimo, gli diamo un voto e poi diciamo qual è il vincitore. Va bene? A questo quanto gli dai? Da 6 a 10. Io adoro il gorgonzola, per me questo è già un 8. Anch'io 8. Sì. Adesso assaggiamo un altro tipo di formaggio che però dividiamo in tre tranche, perché uno ha un invecchiamento di un anno, uno di 6 mesi e questo di 3 anni, giusto? Due anni. Con s'appelle? Con te. Con te. Allora iniziamo da questo, da un anno, va bene? Sì. Prendi anche tu. Molto buono, stiamo finendo. Sì. Per tutto il mondo. Per tutto. Per tutti. È per tutte le occasioni, insomma. Oui. Adesso sentiamo questo che è più giovane. Abbiamo detto questo neanche 6 mesi, giusto? Allora Andrea, andiamo ad esclusione tra quello che abbiamo assaggiato adesso e quello di prima, qual è il preferito? Anche io quello di prima. Allora assaggiamo quest'altro, vediamolo. Decisamente questo. Che voto gli dai? 7. Mi ha letto il pensiero, 7, perché comunque l'altro ancora rimane al primo posto. Adesso passiamo a questo? Le Morbier. Pareil, dans la même zone. La stessa zona? Ouais. Avec une de la cendre végétale au milieu. Ah. C'est de la des végétales, insomma, delle erbe. Que dire d'autre? C'est une pâte plus souple. Bien plus souple et un goût, vous allez voir, faut goûter en fait, vous allez voir. Allora, piuttosto morbido, assaggiamolo. Io anche a questo do un 7. Io un 6. 6. Allora, passiamo all'ultimo, questo è il centro, come se... Ça c'est mon idée, enfin, c'est moi qui ai eu l'idée de le faire avec une fermière d'ici. On a décidé de représenter les tuiles du monastère de Brou. Donc c'est un fromage qui est aromatisé avec des épices dessous, sur la partie inférieure, vous allez voir. Ispirandosi al monastero de Brou. Va bene? Quindi una tua invenzione, una tua creazione. Assaggiamo. Però la luce ha influenzato, ci ha detto che l'ha inventato lui. Capra. Molto buono anche questo. Io senti, sono un po' decisa perché do 8 sia a questo sia al primo che abbiamo sentito. E tu? Io questo addirittura un 9. Io adoro il formaggio di capra e questo è proprio un'esplosione di sapori. Allora, io ho dato 8 a tutte e due, tu un 9, quindi vince questo. Eh sì. The winner is this. Grazie. Complimenti. Mille. Complimenti.
con un abbigliamento, come vedete, tipicamente rurale, siamo venuti a visitare un allevamento di polli, polli ovviamente di Bress. Questi polli, che abbiamo detto, attirano migliaia, milioni di turisti da tutto il mondo. La gente fa migliaia e migliaia di chilometri per venire ad assaggiarli, e questi polli hanno delle caratteristiche veramente particolari. Intanto vediamo qui una piccola parte, appunto sono allevati all'esterno biologicamente, insomma sono dei polli che vivono la loro vita. Però per saperne di più ovviamente andremo alla sede per parlarne con degli esperti. I polli della Bress, famosi in tutto il mondo, abbiamo detto che la gente si sposta dai posti più impensabili per venire a degustare le ricette che vengono fatte in questa zona. Qual è il segreto di questi polli? Come li trattate? Li trattiamo bene, cioè vivono fuori, è un obbligo per avere questa DOP, questo marchio di qualità. E questo pollo ha veramente il tempo di apprezzare la natura, mangia cose naturali come l'erba, come il gran turco che l'allevatore deve produrre lui stesso, quindi è una qualità, non è un gran turco importato da non sappiamo dove. Ecco, e poi la sera rientrano nella loro casetta da soli, vero, addirittura? Ma sì, è come andare a letto come i polli, diciamo. Quindi vanno loro, però l'allevatore viene a chiudere, così c'è la sicurezza. E una cosa anche un po' interessante è che l'allevatore dà anche latte. Ieri abbiamo detto che alleviamo molte mucche e quindi diamo questo latte anche ai polli, così è più tenere e poi è un alimento molto naturale. Il pollo ha ancora una cosa strana, perché ha le zampe blu, ha il petto bianco e la cresta rossa. Quindi mi ricorda qualcosa. Ne siamo molto fieri, perché hanno il colore della bandiera francese. Ma possiamo dire che i polli vi fanno pubblicità? Fanno pubblicità alla nazione? Sì, alla nazione, ma noi siamo della Bresc. È ancora una cosa un po' diversa, siamo un po' fieri di questo. Le ricette più popolari dei polli della Bresc? Quella più tradizionale, che è anche quella che facciamo soprattutto d'inverno, è il pollo alla crema. Quindi facciamo cuocere questo pollo con burro locale, perché abbiamo un burro DOP, e con crema, la crema DOP anche locale, perché abbiamo tutte queste mucche. E questo dà un sugo molto cremoso, molto assaporito. D'estate facciamo la seconda ricetta più famosa, che è il pollo arrosto, molto più leggero, però buonissimo, anche perché si sente tutto il sapore del pollo della Bresse. E poi quante ricette ci sono? Ce ne saranno tantissime, tante varianti. Ma sì, ci sono varianti, perché quello alla crema possiamo aggiungere un po' di vino del Jura, chiamato vin jaune, oppure possiamo aggiungere dei funghi dentro. Poi il contorno può anche essere diverso, tipo riso, tipo patatine, tipo delle crepe di patatine, e quindi cambia anche il sapore. Nei ristoranti, l'abbiamo visto anche noi, tutti servono il pollo della Bresse, ma mi chiedo, nelle famiglie viene cucinato? Viene cucinato, però non ogni giorno, perché è un prodotto di prezzo un po' caro, perché è allevato per molto tempo fuori, è un prodotto di pregio. Allora lo mangiamo, ma soprattutto per Natale, e mangiamo il capone per Natale, il capone della Bresse, che è un prodotto eccezionale. Ma qua c'è la tradizione di mangiare pollo. Se fai un pranzo di famiglia, mangi il pollo alla crema di solito, e poi come dessert la torta alla crema, che andremo poi a assaggiare. Siamo venute io ed Ann a visitare una fattoria che risale addirittura al 1400 ed è appunto la più antica e la più grande della Bresse. All'interno troveremo addirittura mobili dell'epoca, quindi sarà molto interessante dare un'occhiata e conoscere con lei anche che cura appunto e porta avanti le visite guidate all'interno di questa fattoria, che è diventato un museo. Però abbiamo sentito che fino al 2000 è stata abitata. La vita era difficile, perché d'inverno può fare un po' freddo, c'erano delle terre grandi da coltivare, però si viveva bene, perché è una zona tranquilla e molto naturale. Ecco, vogliamo dire qualcosa dell'esterno? Sì, abbiamo tutte queste pannocchie di gran turco, perché facevamo asciugare il gran turco qua, è una tradizione. E poi vediamo anche questa architettura molto tipica, perché qua non c'è la pietra, quindi facciamo tutte le case con la terra e il legno. E questo è molto tipico del posto, anche bello da vedere.
E non è mai bruciata, vero? No, non è mai bruciata, però hanno un camino grandissimo che è più o meno il centro della stanza principale, chiamato Camino Saraceno, perché non sappiamo veramente l'origine di questo cammino. Ma forse vediamo com'è dentro. Sì, entriamo. Eccoci qua, in un attimo siamo entrati in una dimensione spazio-tempo veramente particolare, un tuffo nel passato. Siamo nel 1400, qui abbiamo la Madame Pochon, bonjour Madame, la signora che appunto cura un pochino questo ambiente che è rimasto un po' inalterato nel tempo. All'esterno, ma anche all'interno, la signora appunto cura tutti gli arredi e fa sì appunto che vengano preservati ancora per tanto tempo. Ora noi ci soffermeremo su alcune cose così principali, anche perché vogliamo che chi ci sta seguendo venga qui personalmente a vedere quante curiosità nasconde appunto questa fattoria, questa abitazione. Intanto abbiamo una stanza principale dove un pochino si svolgeva tutta la vita domestica. Tutto si svolgeva attorno al cammino, che è grandissimo e che permetteva anche di fare la cucina, ma anche di avere caldo. E attorno a questo cammino c'è una panchina, una grande, che serviva a mettere tutti i documenti importanti del posto, ma anche a fare tutte le negoziazioni, cioè quando c'era per esempio un fidanzato per la figlia della famiglia doveva venire lì e quando poteva sedere era accettato. Ecco, una sorta di scrigno quindi era questa panchina. Esatto, è il centro nevralgico della casa. Poi accanto c'è una sedia dove si sedeva la nonna, perché sotto c'è un posto per mettere il sale che era molto importante perché permetteva di conservare tutto il cibo, però si pagava una tassa importante, allora mettevamo la nonna al di sopra e così l'ispettore, si dice, non poteva far alzare la nonna e quindi nascondevamo il sale. Non dire questo, è un segreto. Ora è passato però quel tempo. Senti, qui invece abbiamo un letto e vediamo anche un lettino per un bambino piccolissimo. Sì, per cullare così il bambino si poteva fare con un filo, così la mamma non aveva bisogno di alzarsi e quindi il letto era un po' coperto con le lenzuola, così per mantenere un po' di intimità, già perché vedete che è tutto nella stessa stanza, e anche per mantenere un po' di caldo. La parte importante è tutto questo attorno a questo cammino che è molto alto, molto largo e molto tipico del posto. E poi la tavola, che è anche un posto importante perché si mangiava lì, si mangiava tutto il cibo preparato sul posto, perché non dimentichiamo che siamo una fattoria, quindi c'erano tutte le produzioni attorno, era una fattoria grande con più di 30 operai che lavoravano per questa fattoria. Ci sono altre fattorie tipiche che sono anche musei attorno a Bourg-en-Bresse, non soltanto questa che si chiama Le Sujet, e le altre erano un po' più piccole, però l'arredamento interno è più o meno lo stesso. Noi qua siamo a 15 km solo da Bourg-en-Bresse, in un paesino che si chiama Montrevel-en-Bresse, dove c'è anche un grande lago per fare molte attività nautiche, e quindi è veramente vicino. Si può anche venire tutto l'anno a fare un percorso per andare a vedere i polli e tutta la natura tipica della Bresse, le colline, i prati, e per visitare questa fattoria. Si fanno le visite della fattoria solo d'estate, ma devo dire che ci sono altre fattorie tipiche con questa architettura che servono da alloggio turistico, quindi si può anche fare la vacanza e dormire in una fattoria. Siamo arrivati in questo luogo meraviglioso, un lago che è veramente un qualcosa di spettacolare, un ambiente incontaminato, insomma pace, tranquillità. Ovviamente in estate le cose cambiano, vero Anna? Cambiano, ma non tanto, perché infatti c'è gente d'estate, qua c'è un campeggio 3 stelle con posti per i camper, con chalet, con posti per le tende, ma qua ci sono molte attività all'aperto, però nessuna con motore,
quindi rimane sempre un posto molto tranquillo. Puoi venire qua a fare una vacanza all'aria aperta, all'aria pura, e approfittare del tempo con la famiglia o gli amici. Puoi fare il bagno in questo lago, è molto pulito, c'è la spiaggia, però non di sabbia qua, ma di erba, così ti puoi sdraiare molto tranquillamente, fare il picnic e anche giocare con i bambini, perché c'è un posto speciale. Ma ci sono attività per tutti, anche per gli adulti, perché c'è un'attività di arrampicata negli alberi e anche di volo, diciamo, perché abbiamo una zipline che è tra quelle più grandi di tutta la regione Alvernia-Rodano-Alpi. Ci sono 600 metri di volo al di sopra del lago, quindi per diventare un uccello non c'è meglio. E poi possiamo anche fare attività nautiche come il paddle oppure kayak sul lago, quindi solo attività tranquille in piena natura. Ecco, comunque ricordiamo che il parco e il lago è aperto sempre, quindi si può venire qui quando si vuole, perché insomma ci sono tutte le strutture adatte per passare magari anche una piacevole domenica appunto all'aria aperta, facendo un picnic nelle giornate un po' più calde. Insomma, è veramente un ambiente affascinante, suggestivo, che porta in questo momento, appunto, tra l'altro siamo al tramonto, quindi è un momento di particolare tranquillità, anche un po' alla meditazione, no? Al rilassamento. Sì, rilassamento su tutte queste parti tranquille di erba. E poi possiamo fare tutto il giro del lago, che sono appena 2 chilometri, quindi un altro modo di riposare, di sognare forse. E poi è anche un posto riconosciuto per chi vuole fare bici. Hanno un noleggio di bici, sono riconosciuti dalla Federazione Francese di Bici, e quindi un'altra maniera di un po', come dire, cambiare le idee. Tutto questo a pochi chilometri, abbiamo detto, da Treford, ma soprattutto da Bourg-en-Bresse. Ma sì, siamo a 15 chilometri da Bourg-en-Bresse, quindi veramente vicino per uno che vuole soltanto scappare per un paio di ore dalla città. E lo stesso Bourg-en-Bresse è vicino a Lione. Sì, meno di un'ora, meno di un'ora sei a Lione oppure a Ginevra anche, e in 20 minuti sei a Mâcon, quindi è veramente un luogo centrale per chi vuole scoprire non soltanto questi luoghi naturali, ma anche molti posti turistici attorno. Siamo davanti ad uno dei siti più importanti di Bourg-en-Bresse, il Monastère de Brou. Come potete vedere alle nostre spalle è composto di due elementi, il monastero vero e proprio e un mausoleo. Sì, esattamente. Questa è una chiesa del gotico fiorito e non è stata costruita per fare un culto, ma è stato costruito da Marguerite d'Autriche per seppellire il marito. Lei era innamorata come mai di questo marito, purtroppo lui, andando alla caccia, ha bevuto un'acqua troppo fredda e si è ammalato, e quindi è morto di questo. Allora, una congestione? E più o meno sì, e allora lei ha fatto costruire questa bellezza per mettere la sepoltura del marito, della madre del marito nella sua cera, e lei anche è seppellita lì. Attorno ci sono 3 chiostri con stabilimenti che ormai sono musei, quindi è un sito che si viene a visitare come un museo d'arte, come un luogo anche di memoria e della storia dell'Europa, perché lei, Marguerite, era una principessa dell'Europa. Bene, quindi andiamo dentro e lo ammiriamo in tutti i suoi particolari. Ma sì, facciamo la visita che veramente vale la sosta a Bourg-en-Bresse. Thank you.
Sono con Andrea, blogger amatissimo e seguitissimo di vologratis.org e come appunto avrete visto stiamo visitando insieme la Bresse. In questo momento siamo nella città di Bourg-en-Bresse e abbiamo deciso di dedicarla a questa parte della giornata alla visita dei negozi artigianali. Intanto, diciamo, che impressione ti sta facendo questa città? A me sta piacendo molto, ho visto anche delle casette a graticcio, niente male, quindi questo mix tra antico, moderno, molto interessante, molto accattivante. Ecco, nessuno immaginerebbe magari che molti italiani, che vicino a Lione esista una zona come questa, appunto così incontaminata, molto ben inserita all'interno del contesto naturale, priva di smog, insomma si tratta veramente di un entrare all'interno di una mentalità nuova, no? Quella che ci sta accompagnando negli ultimi tempi. Esattamente, perché proprio da basta uscire 10 minuti dalla città e ci si ritrova in una campagna meravigliosa con fattorie, i famosi polli della Bresse, e montagne, borghi incantati con le casette in pietra. È veramente un gioiellino assolutamente da visitare. Ecco, però siccome noi siamo cittadini, anche se di due città diverse, Firenze e Roma, ci piace anche vedere i negozi e ci hanno detto che c'è anche dell'artigianato interessante, quindi oggi andremo a scoprire cosa nascondono queste stradine del centro di Bourg-en-Bresse. Andiamo! Siamo entrati in una gioielleria, oreficeria, qui nel centro della città, dove ci sono delle cose meravigliose, ma la nostra attenzione è attratta ovviamente dagli smalti, dove appunto Bourg-en-Bresse è veramente la capitale. Questo, diciamo, è la vetrina più interessante, è quella che si rifà al 1850. Dal 1850, infatti, i fabbricanti di smalti della Bresse hanno sempre rispettato la tradizione della regione ed il lavoro d'artigianato. La fabbricazione degli smalti della Bresse viene oggi realizzata a Bourg-en-Bresse. Questa si divide in due parti, il corpo, che è in argento dorato o oro 750-1000, e la fabbricazione dello smalto con un fondo d'argento sul quale sono posati più strati di smalto e dove sono anche disposti i motivi di decorazione in oro che conferiscono tutto il loro fascino ai gioielli. Sopra il negozio abbiamo il laboratorio, lo hanno aperto per noi per mostrarci appunto come viene confezionato, diciamo così, il gioiello. Ovviamente in questo momento non ci sono i maestri argentieri e quindi vi mostriamo quelli che sono gli oggetti. In questo caso guardate, un braccialetto veramente raffinato, è tutto in argento come abbiamo detto e con gli smalti appunto inseriti. Questo è un ciondolo. Un ciondolo è un cuore molto bello, la base è in argento, eccola qua, e lo smalto viene ovviamente creato a parte, poi viene inserito, viene cotto all'interno di quel macchinario. Qui ci sono delle collane veramente deliziose, guardate questa, molto molto carina, molto carina, veramente bella direi, eccola qua, tutto smalto fatto a mano, poi attraverso un macchinario viene cotto sull'argento che è la base di questi gioielli. Questo per esempio è il mio preferito, ecco, può darsi che lo compri prima di uscire di qua, bisogna sentire il prezzo. Io e Andrea siamo entrati all'interno di una cioccolateria della città, non tanto per assaggiare cioccolata, che comunque è buonissima, un pochino l'abbiamo già degustata, ma perché ci hanno detto qui fanno un dolce tipico della zona, la torta alla crema, che ovviamente ha delle caratteristiche diverse rispetto alla nostra torta alla crema. Quindi chiediamo adesso appunto a Pierre, che è appunto il pasticcere di questa attività, quali sono le caratteristiche di questa torta. Allora, la tarte alla crema, c'est une base de brioche, donc la brioche c'est, je sais pas si vous connaissez, c'est un peu comme un donut. Il pasticcere ci sta dicendo che è una torta con una base di croissant, brioche. Sopra viene messo uno strato di cosiddetta pasta asciutta, cioè pasta croccante. Ancora il tutto è guarnito con un impasto di crema e zucchero. E après du coup on cuit cet ensemble au four pendant 15 minuti. Ci dice poi appunto che basta metterlo in forno per 15 minuti, il risultato è delizioso.
È un dolce veramente particolare, diversissimo, se così si può dire, dalla nostra torta della nonna, la nostra torta alla crema, perché non è così dolce, anzi è anche salata, cioè dolce e salato insieme. Veramente un gusto mai sentito. Io lo trovo delicato. È davvero buono, sì. Sì, me l'aspettavo più pesante come a livello anche calorico, insomma, però invece è gustosissimo. Buon appetito. Buon appetito. E merci. Merci. Merci a voi. Siamo arrivati al mercato di Bulk & Bress e, sorpresa ma fino a un certo punto, è un mercato coperto. Me lo immaginavo all'aperto, però come tutti i paesi non propriamente mediterranei si pensa a quando fa un po' più freddo, a quando piove, e quindi giustamente hanno pensato a fare queste strutture. Fra l'altro un'architettura molto interessante nella sua semplicità, perché ha molti spazi appunto che si collegano con l'esterno, quindi c'è sicuramente tanta tanta luce. Sì, è molto luminoso, poi qui c'è... Ci sono dei profumi incredibili che invitano proprio ad acquistare tutto. Infatti non a caso ci siamo fermati qua, perché qui abbiamo visto un insieme di cose che a me piace tanto, perché ci sono, oltre alle torte diciamo così dolci e comunque alla mela eccetera, ci sono le cosiddette torte salate. Vedete quella lì? È una torta alla cipolla ed è squisita. Ora qui a Bourg en Bresse la fanno molto sottile, in altre parti della Francia, come per esempio in Costa Azzurra, sono fatte molto, in maniera molto più alta, tipo la pizza alla napoletana, e sono più morbide, ma il risultato dal punto di vista del gusto è assicurato. Là abbiamo quelle col formaggio, qui abbiamo detto quelle con le mele, e poi ci sono tantissime varianti. Ovviamente non possono mancare in un paese come questo gli insaccati, le patate, e poi insomma continua tu, cosa vedi all'orizzonte? Allora io vedo tanta frutta, quindi tanto colore, vedo anche tanto pesce, nonostante sì, non siamo vicini al mare, però c'è tanto pesce. Tante possibilità appunto di gustare le ostriche, guarda le ostriche, ci sono le ostriche perché in Francia è un classico, e spesso nei mercati le persone si mettono a sedere in dei tavolini, ora non so, in questo magari scopriremo, all'ora di pranzo, e cosa fanno? Bevono champagne e ostriche, sì, questo è il loro pranzo. Ah, anche qui, è vero, eccolo là, c'è un signore che sta appunto pasteggiando con ostriche e champagne, tutto questo al mercato, da noi sarebbe impensabile. È vero, inconcepibile per noi in Italia, però qui è una cosa, un'usanza francese, secondo me è anche una bellissima usanza.